Blogosfera Style and Fashion è a Pitti Uomo 80, siamo in compagnia di Davide Tognetti del Royal Pine Club. Ciao Davide, bentornato su Blogosfere. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Buongiorno. Davide, ci racconti la nuova collezione Spring Summer 2012, come si declina il nuovo progettualità? Beh, diciamo così che noi diamo sempre una sorta di continuità a ciò che facciamo nelle stagioni precedenti, quindi il nostro concetto principalmente si basa sulla funzionalità, e quindi una contaminazione tra tutto quello che può essere considerato classico con dei dettagli che provengono da mondi più autentici come l'alpinismo, come l'outdoor, tutto quello che è natura. Quindi sovrapposizione di strati, vestizione a strati, dettagli tecnici, protezione all'acqua, tutte queste cose. Ovviamente parlando di una stagione estiva, il tutto connotato da tocchi di colore che caratterizzano la linea. Senti, quali sono i capi must have della prossima stagione per The Royal Pine Club? Noi vogliamo esprimere un concetto più che un capo che ci rappresenti, quindi sicuramente il capo spalla, il pantalone in felpa per un concetto di comfort e mobilità e tutta la parte di felperie e t-shirt, però diciamo così che il capo spalla anche come tipologia di prodotto ci dà l'opportunità di lavorare molto più in profondità su certi concetti. Come sta andando questo PT versione estiva? Beh, diciamo così che il PT è sempre uno standard qualitativo, quindi noi siamo molto contenti, abbiamo avuto affluenza anche dall'estero, che è una cosa che ci interessa molto, perché nella progettazione di Royal Pine Club non c'è un focus sul mercato in particolare, c'è un focus sul brand e un focus sul mondo. Senti, l'uomo che a tuo avviso meglio veste il brand? Sì, sicuramente un dinamico, una persona che ama lo sport e il concetto di sport lo vive anche in tutti i giorni nella vita quotidiana, quindi sicuramente è un consumer che vuole esprimere un proprio lifestyle ed è alla ricerca di un prodotto che gli dà questa opportunità, ma anche un consumatore che viaggia e si sposta e si trova a doversi confrontare con condizioni climatiche non sempre uguali. Davide, grazie e buon pitti. Grazie a voi.